do da 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 do do do. Fatti vedere anche tu, perché di solito viene sempre solo Cannella a farsi vedere. Lui è Junior, è il mio caro Junior, il cui primo video di questa pagina avevo parlato proprio di lui, della brutta esperienza che avevamo avuto dell'ostruzione. E qui invece c'è Wacky. Ecco, ve li faccio vedere tutti e due, guardate che belli che sono. Ma posso avere una meraviglia di gatti così? Ma posso? E aveva avuto un'ostruzione alla vescica, pericolosa perché poteva portare al blocco renale. E in quella puntata io racconto proprio tutta la nostra esperienza, ecco. Allora, avevo già iniziato, poi ho ricevuto una telefonata e ho dovuto smettere. Dicevo, mi sono riguardata un po' di puntate dietro e mi sono accorta di essere proprio noiosa, insomma, perché sto parlando un po' troppo dei miei problemi con Facebook, che in fin dei conti importa solo a me, non importa a nessun altro, quindi d'ora in poi cercherò di promettervi di non parlare troppo dei miei problemi con Facebook, quindi parto immediatamente. Sono felice di essere riuscita a farvi vedere Junior, è bellissimo, sai? E Wacky, sono felice. Allora, il libro che vi presento oggi, no, che vi propongo oggi, ha una storia un po' particolare. Allora, l'ho trovato parecchi anni fa, penso 6-7 anni fa, in una delle poche bancarelle che rimangono ancora sotto i portici di Piazza Statuto a Torino. E sapete che ci sono queste bancarelle di libri usati, no? E siccome parlava di gatti, questo libro ne sono rimasta attratta e l'ho comprato per pochi soldini, sinceramente. Però aspettate, allora l'ho letto e ho detto: però carinissimo, bellissimo. Vado alla ricerca online di altri libri di questo autore, che adesso vi faccio vedere, non ti metto, vi lascio solo un po' in suspense. Caspita, che roba, era meglio comprarsi un lingotto d'oro perché insomma erano molto di prezzi altissimi, quindi io sono stata fortunella a trovare questo libro, così probabilmente quello della bancarella non si è reso conto di cosa aveva tra le mani. Il libro di cui vi vado parlando oggi è Il gatto e il brontolone di Cleveland Amory. Io dico Amory, ma sarà Amory, non lo so, comunque io lo chiamo Amory e basta. Praticamente si trova veramente molto poco su questo Cleveland Amory, perché era, purtroppo perché è mancato nel 1988, è molto molto conosciuto negli Stati Uniti, proprio molto molto conosciuto, ma qua in Italia è proprio zero, tanto che ho cercato su Wikipedia la sua bio e c'è soltanto in inglese. Soprattutto in inglese, non c'è in italiano. Io qui per i facebookiani e qui per gli youtubiani metterò il link di Wikipedia di quello che ho trovato io su Cleveland Amory, perché non c'è altro. Di cosa parla questo libro? Allora, se vedete qui, dall'autore del Gatto che venne per Natale. Lui, cioè, che si chiama Polar Bear, cioè orso polare, perché era tutto bianco, era tutto bianco, credo, fu trovato da Cleveland a Natale proprio, lo trovò per la strada e se lo portò a casa, e fu un amore assolutamente unico e incredibile. Allora scrisse questo libro qui, cioè Il gatto che venne per Natale, che immagino parli esclusivamente di questa esperienza tra lui e il suo gatto. In questo libro qui invece si parla anche un po' di Cleveland, del suo lavoro, di quello che fa, di quello che non fa, degli inviti a cena, delle donnine, tutto quanto, che sapete che non tutte le persone sopportano i gatti, no? Quindi in questo momento anch'io non li sopporto. Ma dai, cosa fai? Vieni qui piuttosto, ti fai vedere. Allora,
Mi leggo qualcosa così su Clima dell'Andamo, l'unica cosa che ci sono in italiano. Oltre a essere proprietà, ecco, una cosa che ho amato di questo libro è stato che ha messo in primo piano sempre il gatto e non lui stesso, perché io ho letto diversi libri sui gatti, ma si tendeva ad umanizzare i gatti, cioè il protagonista era il padrone e poi c'erano i gatti, no? Forse anch'io ho scritto qualcosa sui gatti tendendo ad umanizzarli, ma l'ho fatto in modo ironico, non in modo né politico né cose di questo genere. Ora non mi sovviene il libro che avevo letto che mi ha proprio delusa, però ve lo dirò magari in una puntata, tra qualche puntata, oppure se mi viene in mente nel frattempo. Cleveland Amory, oltre a essere proprietà, appunto, lui è proprietà di Polar Bear, ha fondato nel 1967, pensate, The Fund for Animals, un'associazione che si occupa della protezione degli animali e di cui è presidente, era presidente. Con l'enorme successo del Gatto che venne per Natale, pubblicato in Italia da Sperling e Kupfer, è diventato celebre in tutto il mondo, sia come scrittore sia come zoofilo. In realtà lui era un uomo di spettacolo, un agente, un produttore, uno sceneggiatore, insomma una persona che faceva tante tante cose. E pensate che lui è stato l'antesignano. Colui che ha cominciato il movimento per la protezione degli animali è stato Cleveland Amory. Cioè, voi, se io vi dico questo nome, a voi vi dice qualcosa? No. In realtà, se non ci fosse stato Cleveland Amory, non ci sarebbe adesso la protezione animali, avete capito? Quella che funziona, non quella che. Vabbè, lasciamo perdere, ho detto che non facciamo polemiche. E lui è stato colui che ha iniziato e che poi si è espanso in tutto il mondo il movimento della protezione per gli animali. Infatti, questo suo The Fund for Animals c'è anche un bellissimo capitolo nel libro dove spiega che lui si è preso dietro Polar Bear e l'ha portato in questo centro protezione degli animali. Si stanno scannando. In questo centro, il centro principale di questa fondazione, e ha fatto conoscenza con tutti gli animali. C'erano elefanti, zebre, giraffe, altri gatti, cani, leoni, tigri, insomma, tutti quegli animali che venivano magari abbandonati o dai circhi o dagli zoo. Quant'altro, avrebbero fatto una pessima fine, invece in questo luogo hanno ritrovato la loro vita. Ecco, fortunatamente dopo di lui altri hanno proseguito il suo lavoro e a tutt'oggi, grazie a lui, abbiamo un grande rispetto nei confronti di tutti gli animali, non soltanto i gatti. Cosa volevo dirvi? Vi leggo questa parte qua. Vorrei tanto che Polar Bear mi somigliasse un po' di più e non sfrecciasse per l'appartamento come un fulmine quando ho compagnia. Avevo addirittura sperato che, invecchiando, diventasse un po' più gioviale. Il guaio è che invece di addolcirsi è peggiorato, è diventato un brontolone, anche se sapete ben poco di loro, dovreste intuire che il verbo addolcirsi non figura nel vocabolario dei brontoloni degni di questo nome, cioè dei gatti in generale. All'inizio mi sembrò molto interessante che Polar Bear lo fosse diventato. Ricordo benissimo dove ero quando lo avvertì per la prima volta, così come notiamo gli eventi storici famosi. Ero in cucina e avevo appena preso dal frigo la sua scatoletta, la stessa che aveva rifiutato alla mattina. Invece dell'aiuu stizzito che mi aspettavo, seguito dall'inevitabile discussione, sentì invece un ringhio inconfondibile. Aveva ringhiato, e dato che era un gatto e non un cane, poteva significare una cosa sola: era diventato un brontolone, naturalmente. Ovviamente qui il gatto e il brontolone si intendono, il gatto e il brontolone è lui, e invece, dopo un certo periodo di vita insieme è diventato brontolone anche il gatto. No, è magnifico questo libro. L'unico problema, ecco, il problema di cui vi parlavo. Ciao Romano, ti vedo, sei lì. L'unico problema di
di questi libri che costano veramente tantissimo. Adesso io non ho più fatto una ricerca, ma qua ai tempi, quando lessi questo libro, e sarà stato un anno e mezzo fa, mi venne da spararmi un qua. Veramente avevano su dei prezzi tipo dai 40 agli 80 euro l'una. Io gli ho detto, cioè, mi dispiace ragazzi, mi è piaciuto tantissimo questo libro, ma non vado a spendere tutti questi soldi, insomma, con 60 euro compro diversi libri, insomma, ecco. E quindi io tra le mani ho come dire, una vera e propria chicca, perché, come vi ho detto, secondo me il signore della bancarella non si è reso conto di quello che aveva, di quello che stava vendendo a 5 euro, ragazzi. E quindi sono stata fortunata, me ne rendo conto, e tengo questo libro come se fosse una reliquia, veramente, perché addirittura mi piacerebbe rileggerlo. Però ho paura di sgualcirlo troppo e cioè, procrastino queste. Fatti un po' vedere, Picci. C'è Cannella, come sempre, ovviamente, mi sembra giusto. E oggi è anche bello perché ci sono tutti questi gattonzoli mentre parlo proprio di un loro coetaneo. Quindi vi parlo di Cleveland, Amory, il gatto e il brontolone. Questa è proprio l'edizione originale di Spelling and Kupfer. Vediamo anche per curiosità, non vi leggo dei brani, devo dire la verità, se no si va lunghi. A vedere se che edizione è, non lo dice, è del 1990, potrà concedere bla 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 tutte le solite storie, ma non mi dice che edizione è questa. Se è una prima edizione o che cosa. Comunque sia, è veramente bello perché allora non parla del gatto come se fosse un umano, cioè fa come un passaggio che mi è piaciuto particolarmente e che ricordo particolarmente è quello del balcone. Allora, io i miei gatti non li faccio uscire neanche sul balcone, sinceramente, perché ho troppo paura che questi si buttino giù. E lui, per farlo uscire sul balcone, aveva costruito da sé tutta una struttura allucinante perché Polar Bear amava molto l'idea di potersi cibare dei piccioni e sul suo terrazzo atterravano parecchi piccioni. Cosa è successo? Allora lui cosa ha fatto? Ha costruito tutta questa struttura di reti, di cose particolari, e da lì praticamente non ci poteva più passare nessuno, era il passaggio solo suo, quel balconcino lì, era solo suo perché c'era tutta questa struttura per cui ci poteva stare soltanto lui. Cioè, sono questi gattari veri, non... adesso, caspita, magari mi alzo un attimino e vado a prendere quel libro, oppure guardo solo sull'intestazione. Non è che li umanizzano, nel senso che fanno fare ai gatti quello che loro pensano, cosa pensano della politica, cosa pensano delle persone. No, lui, Cleveland, racconta proprio tutto quello che fa Polar Bear e io mi ritrovo tantissimo in questa cosa perché è come vedermi, io ne ho 5 in più di lui, però. Insomma. Sono gatti, devono essere trattati da gatti. Vero è che io li lascio in casa, non li faccio mai uscire, però li tratto da gatti. Senso, non tento di farli camminare a due zampe oppure di farli avere loro delle opinioni politiche, ecco, qualcosa del genere. Se mi aspettate un secondo, vado a vedere, perché adesso ho intavolato. Mi spiace, Cannella, ma ti devo defenestrare. Arrivo subito, ce l'ho qua dietro. Allora, arrivo, aspettatemi. Dunque, il grande miau di Paul Gallico, ecco. Il grande miau di Paul Gallico, ecco, ne parlavano il grande miau di Paul Gallico. Io ne parlavano tutti meravigliosamente di questo libro, l'ho letto, ho detto boh, sinceramente. Probabilmente era uno di questi scrittori fricchettoni che andavano di moda tra gli anni 60 e 70 e l'hanno lodato e improdato. In realtà non è bello quel libro lì. Proverò a rileggermelo, magari mi piacerà di più, ma non mi è piaciuto per niente. Invece, mi è piaciuto tantissimo
Il gatto e il brontolone di Cleveland Amory, questa è un'edizione Spelling and Kupfer che io sono stata veramente baciata dalla fortuna a trovare questo libro qua. Io adesso, finita la diretta, vado a cercare comunque sul web se trovo qualcosina di un po' più appetibile che non 40, 50, 60 euro. Ecco, ve lo giuro, io quando ho cercato altri libri dopo questo ci ho proprio rinunciato di sana pianta, perché ho detto no, va bene, non esiste, insomma. E quindi vi lascerò dunque, se trovo per i facebookiani su, per gli youtubiani giù, qualche link di qualche libro papabile di Cleveland Amory e la biografia su Wikipedia, che però, ahimè, vi dovrete leggere in inglese perché esiste soltanto in inglese, qui in Italia non hanno fatto lo sforzone di tradurre. È nato nel 2 settembre del 17, è morto il 14 ottobre del 98, è stato un autore americano, un reporter, un critico televisivo, un commentatore e un attivista per i diritti degli animali. Anzi, come vi ho detto, è stato il fondatore del The Fund for Animal, che è stato l'antesignano di tutti, 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 ma quando dico tutti, le associazioni per la protezione degli animali. Ha scritto Il gatto che arrivò a Natale, fece molte lotte contro la vivisezione, tra l'altro. Qui vi faccio vedere la fotina di Cleveland, non so se si vede, con un cagnolone. Quindi lui amava tantissimo il suo polar bear, ma in realtà amava tutti gli animali. Works, vediamo. Ha scritto un sacco di libri già dal 1947. Cosa c'è? Cosa c'è? Sì, va bene, va bene. The Best Cat Ever, The Cleveland Amory's Complete Cat, evidentemente la collezione completa dei, aiutatemi, dei libri che lui ha scritto su Polar Bear e nulla, vi metterò anche comunque questo link nella descrizione. Bene, allora, non ce l'ho con Paul Gallico e neanche con il grande Miao, però a me non è piaciuto, anche se parlava di gatti, non li ha voluti appunto troppo umanizzare. È vero che io con loro parlo, gli chiedo cose, però è una cosa intima tra me e loro. Insomma, poi forse mi sbaglio perché io ho scritto due librini sui gatti. Sì, li ho un po' umanizzati, ma umanizzati nel senso buono, nel senso che ho parlato in maniera molto, come dire, molto ironica, ironicissima di loro, di lei soprattutto e di Vaniglia. Avete visto che gesto che ha fatto? Nonostante siano passati tantissimi anni dal 2016, lei si ricorda ancora quando io parlo di vaniglia. Avete visto le orecchie? È così, la mia vanigliona, eh? È che è andata a fare la spesa, vero? Fa la vaniglia. È andata a fare la spesa? La Vani? Sì, è andata a fare la spesa? Sì? Cosa ne dici di questo libro? Lo consigli tu ai nostri amici? Lo consigli questo libro? Questo, non girarti. Eh? Allora, ho presentato oggi Il gatto e il brontolone di Cleveland, scusatemi, Amory, della Sperling & Kupfer Editori, io oggi mi impapocchio. E dunque cercherò in tutti i modi possibili di trovare, grazie, qualcosa di più economico possibile che possiate trovare in giro. Ripeto, andate anche in biblioteca perché è probabile che in biblioteca lo troviate. Non lo escludo assolutamente. E così almeno non vi costerà questa cosa, soltanto per i matti come me che tentano di trovare questi libri qui da tenere a casa. Allora adesso io vado a riporre di nuovo nella libreria il mio preziosissimo libro. E vi rimando alla prossima volta, cioè credo dopodomani, non ne sono strasicura, però dovrebbe essere dopodomani che ci rivediamo.
con un altro libro. Pubblicherò domani poi la foto bene dettagliata del libro con tutte le notizie possibili, insomma, per questo libro qua. Come faccio sempre, tra l'altro, una cosa che mi dimentico sempre di dire è che dopo la puntata io pubblico anche la scheda del libro, la chiamo, e quindi sia sulla pagina Facebook che sul mio canale YouTube. Benissimo, cioè quella donna è una libraia mancata, sia su Facebook che su YouTube. Benissimo, vi ringrazio veramente tanto. Meno male, forse sono riuscita a finire questa diretta. E vi saluto velocemente perché potrebbe accadere qualsiasi cosa. Vi saluto, mando un bacione, in modo particolare a mia figlia Marti, che stamattina si è tolta il dente del giudizio. Poverina, poverina, è terribile, veramente. Allora, un bacione a Martina e un bacione a tutti voi e alla prossima diretta. Ciao a tutti. Non saluti tu. Saluti, miau, ciao. Eh? Ok, salutato anche lei. So cosa